Quest'anno il giorno della solidarietà cade in un momento molto difficile per il Paese, per tutti i Paesi dell'Alba in realtà. Com'è la situazione? Anche il Papa ha dovuto intervenire per fare da mediatore. La situazione è molto difficile perché, come al solito, l'opposizione venezuelana presenta almeno due facce. Da una parte un'apparente partecipazione al dialogo, e questo vale per una parte dell'opposizione della MUD, che il 30 inizierà di nuovo a parlare con il governo, anche su sollecitazione del Papa e della UNASUR all'isola Margherita. E dall'altra però da diversi giorni sono cominciate una nuova volta le violenze di piazza, che hanno lasciato un poliziotto morto e diversi altri feriti per colpi d'arma da fuoco, quindi altro che pacifici manifestanti come sempre la propaganda europea tende a descrivere, come già hanno fatto nel 2014 per le guarimbas che hanno provocato 43 morti e oltre 850 feriti. La situazione è molto difficile, soprattutto perché c'è un attacco internazionale, è un tentativo di colpo di Stato, di golpe blando, attraverso un impeachment che non si può dare come quello che si è dato in Paraguay e in Brasile, perché la Costituzione non lo consente, e però che serve come grande strumento di propaganda, ripreso sempre qui in Europa, per mettere alle corde il governo venezuelano proprio nel momento in cui un viaggio lampo. Durante questo viaggio Maduro ha realizzato una riduzione del volume del petrolio dei paesi OPEC e non OPEC, che potrebbe rimettere in carreggiata le finanze venezuelane fortemente provate, essendo il paese ancora fortemente dipendente del petrolio. Sì, nosotros estamos aquí, Cuba está aquí en esta jornada una vez más ratificando su apoyo al hermano pueblo de Venezuela y a nuestros hermanos en el gobierno de Venezuela también. Hemos defendido siempre el principio de la no injerencia, del respeto a la autodeterminación de los pueblos y nos mantendremos en esa línea. Hoy más que nunca necesitamos apoyarnos unos a otros y hoy más que nunca Venezuela necesita la solidaridad, pero la solidaridad no solo de palabras, de hecho de todos sus hermanos latinoamericanos. Tenemos que ver con luz larga que lo que suceda a uno de nuestros países puede suceder a todos. No es solo Venezuela, esto hay un plan, es un plan Cóndor 2, en el cual hay intentos de desestabilización, de afectar la democracia. Tenemos ya ejemplos que han sucedido en países de la región y este es un intento con un país hermano como Venezuela. Non è nuovo il tentativo di forze reazionarie, appunto, di scalfire, di cercare di bloccare gli ingranaggi del meccanismo della democrazia in Venezuela per un ritorno ad un liberismo esasperato in un paese dove probabilmente il socialismo funziona e funziona bene. Ma sì, c'è in atto una destabilizzazione evidente, no? In quell'area, e credo che il sostegno internazionale, che va proprio nel senso della promozione di un paradigma nuovo intorno a un modello di socialismo che ritorni ad ascoltare la domanda sociale, sia quanto mai opportuna. La mia presenza qui è una testimonianza anche rispetto a quanto sta accadendo nel nostro paese, no? Sul fatto che comunque c'è una domanda sociale inascoltata, migliaia di italiani ed italiani vivono sotto la soglia di povertà e noi oggi siamo purtroppo impegnati in una campagna referendaria e in un dibattito che a volte ha dei toni e dei contorni anche paradossali. La decisión del imperialismo en este momento es tratar de arrebatarle a América Latina todo el proceso que ha venido construyendo desde hace 20 años. Lo hicieron con Brasil, lo hicieron con Paraguay, lo hicieron con Honduras. Con Venezuela va a ser un poco más difícil. Va a ser un poco más difícil porque prácticamente allí nació lo que pudiéramos llamar el nuevo proceso de independencia de América Latina, después de haberlo formado en América Central el sandinismo y Cuba. Está sembrado en el país
el deseo de soberanía y la disposición a combatir y a resistir. Vamos a combatir y a resistir, y no va a ser posible que lo resuelvan como lo han resuelto en otros lugares. Tenemos una inmensa solidaridad, mucho más de la que los Estados Unidos piensan que tenemos. Y esa solidaridad no solamente está en América Latina, está también fuera de América Latina. Geopolíticamente, Venezuela y América Latina en este momento son parte de una estrategia contra la dominación imperial. Y en Venezuela contamos realmente no solamente con los poderes públicos, contamos con el poder del pueblo, que es el poder esencial con el cual se puede resistir y enfrentar cualquier embate contra nuestro proceso. Vamos a vencer, no porque con soberbia lo sostengamos, sino vamos a vencer porque tenemos la convicción de la libertad, de la soberanía, de conseguir una sociedad más igualitaria, más justa, y eso está centrado en el corazón de la gente y en la fortaleza del pueblo.